La prima cosa che salta agli occhi quando sei a Fontana Fredda, qui in Piemonte, è questo anfiteatro naturale di vigneti. Più che un vigneto sembra quasi un giardino, tutto attorno alla villa della Bella Rosine, racchiusa nel suo antico borgo. Siamo a Fontana Fredda, Serralunga d'Alba, uno dei marchi storici del terroir del Barolo, un tempo patrimonio di un istituto bancario, il Monte dei Paschi di Siena. Dal 2008 in un nuovo assetto societario che vede impegnati insieme Luca Baffigo, Oscar Farinetti e la sua Italy. Ma perché abbiamo comprato Fontana Fredda? Perché è la più bella azienda, la più importante azienda del Barolo, del mio territorio, delle Langhe, perché, stavo pensando quando, 45 anni fa, avevo 15 anni, venivo qui a vendemmiare, facevo il liceo classico, quarta ginnasio, mi ricordo, venivo a vendemmiare per 500 lire l'ora e già vedevo queste terre straordinarie. Poi l'ho comprato perché un giorno del 2007 mi ha chiamato mio papà e mi ha detto: guarda la stampa, sulla stampa c'era scritto che il Monte dei Paschi aveva deciso di comprare l'Anton Veneta e dismetteva tutte le attività non strategiche, e lui mi disse: fumsa nen scappé, tradotto in italiano è non facciamocela scappare. E io incominciai le trattative con questo Mussari, c'era lui allora il presidente di Monte dei Paschi, e riuscì a comprarla. E poi perché il vino è l'unica roba che unisce la terra al cielo. Io ho avuto la straordinaria fortuna di nascere ad Alba. Pensa, sono nato il 24 settembre, quindi in piena vendemmia, del 1954, ottimo millesimo, ad Alba, capitale delle Langhe, mio papà di Barbaresco, mia mamma di Barolo, quindi dovevo fare il vino, non c'era verso. È stata una meraviglia riuscire a prendere sta roba. Una, due, tre cose che ti sono più care, che non toccherai mai, che non cambierai mai in questa azienda, mai. Una serie di persone che c'erano già prima, ci sono ancora e sono intoccabili, perché sono bravissime sia in campagna che in cantina, prima le persone. Secondo, il bosco dei pensieri, un bosco rivolto a nord, perché una volta i nostri vecchi a nord lasciavano i boschi, non mettevano le vigne. Poi qua in Langa purtroppo hanno messo troppe vigne a nord, e io non solo non ho messo le vigne, ho cercato di rivalutare il bosco chiamandolo il bosco dei pensieri. E poi le botti di rovere che ho trovato in cantina, che tra 30 anni o 40, perché ne hanno altrettanti, 30-40 anni, non saranno più buone, ma le terremo, non sarà più un problema mio, ma sarà un problema dei miei figli, le terremo a memoria di questa azienda straordinaria. Senti, però non puoi rimanere solo a Barolo, ti devi aprire anche a qualche altro territorio. Allora, nei tuoi territori futuri, chi c'è? Valpolicella, c'è Montalcino, c'è Bolgheri? Beh, intanto noi siamo pesantemente presenti già in Friuli con le vigne di Zamò, in Veneto con Serafini Vidotto, in Lombardia nel Franciacorta con Cabochon, con Monterossa, Rabotti, e non ti nascondo che stiamo pensando a qualche altra regione italiana, e chiaramente le due regioni più importanti d'Italia che ci mancano sono Sicilia e Toscana. In quelle due regioni lì mi piacerebbe combinare qualcosa, vediamo se riusciamo a farlo nei prossimi due o tre anni. Ma i tenimenti di Fontana Fredda, che da qui abbracciano Barolo, Diano d'Alba e Murisengo, sono anche una delle più belle proprietà delle Langhe, oggi patrimonio dell'umanità UNESCO, la cui storia affascinante si intreccia con oltre 150 anni di vicende italiane, testimone di un nobile passato. Ad impiantare i vigneti fu a fine Ottocento Emanuele Guerrieri, figlio naturale di Vittorio Emanuele II e della Contessa di Mirafiori, la famosa Bella Rosine che al re fece perdere la sua testa. Sua l'idea di coltivare la tenuta che il re stesso aveva donato alla madre prima di sposarla morganaticamente prima di morire, e che prese il nome di Mirafiori, vini italiani. Lavorare in un'azienda intrisa di storia come questa ovviamente è una sensazione unica, è un grande privilegio, soprattutto partendo dal vigneto. Il re
ha scelto i vigneti più importanti, più belli della zona, e una grande fortuna è anche quella di lavorare in ambienti come questo. Siamo in una struttura costruita nel 1850, che viene chiamata la Cantina del Re, ancora oggi estremamente utilizzabile, con un'impostazione estremamente moderna. Noi ci troviamo in un'azienda unica, fatta di un centinaio di ettari tutti accorpati. Di questi un'ottantina sono di vigneti, e sono vigneti soprattutto di Nebbiolo. Ed è questa la vera grande fortuna di questa azienda. Noi abbiamo i grandi vigneti selezionati dal re, direi che il re non si è sbagliato a fare la selezione dei vigneti. Quindi abbiamo degli 80 ettari, abbiamo il 90% ubicato a Serralunga. Serralunga è considerata una delle zone maggiormente evocate per il Barolo, grazie alla qualità dei terreni. In Serralunga abbiamo due grandi cru, il Barolo La Rosa, facciamo, che è proprio qua vicino alla cantina, e poi c'è un altro grande cru che si chiama Lazzarito. Dei due cru facciamo circa 20-30 mila bottiglie all'anno, anche se la potenzialità è decisamente superiore. Il Barolo per noi è l'eccellenza, anche in termini di numeri siamo uno dei maggiori produttori in zona di Barolo. Produciamo comunque anche tutti gli altri vini tipici della zona. Con Fontana Fredda facciamo circa 7 milioni di bottiglie tra le uve aziendali e le uve acquistate. Abbiamo poi un altro grande brand che stiamo cercando di sviluppare, che è il brand Mirafiore, che era il brand originale dell'azienda. Con questo brand facciamo esclusivamente vini di proprietà, gli americani lo chiamano estate vineyard, e con questi facciamo veramente il top della qualità dell'enologia piemontese, vinificando soltanto con sistemi estremamente tradizionali. Mentre di Fontana Fredda facciamo 7 milioni di bottiglie, con Mirafiore siamo intorno alle 100-150 mila bottiglie. Il marchio Mirafiori è stata una riscoperta del signor Farinetti, del nostro nuovo proprietario. Mirafiore era il nome dell'azienda originale, il nome della famiglia del re. Venne perso da Fontana Fredda nel 1930 in occasione della vendita della famiglia al Monte dei Paschi di Siena. Nel 2008, quando Farinetti comprò di nuovo l'azienda, è riuscito anche a recuperare questo vecchio marchio, e con questo originale marchio abbiamo deciso di riprodurre i vini in modo estremamente tradizionale. Alle mie spalle la Villa Reale, la dimora di re Vittorio Emanuele II e della bella Rosina, contessa di Mirafiore e Fontana Fredda. Il re veniva qui nel periodo autunnale, aveva gli amici cacciatori che ospitava all'interno di questa dimora, e qui il re beveva le sue preziose bottiglie di Barolo. La villa ricorda uno chalet austriaco, vedete questo tetto a punta, i balconi in legno. Oggi è sede del ristorante Guido. Vi facciamo vedere una serie di curiosità, di oggetti presenti nella Villa Reale. Questa ad esempio è la cassaforte con apertura a scomparsa. Sembrerebbe realizzata in legno per la parte superiore, invece è in ferro con riprodotta la venatura del legno. Vediamo il ritratto della bella Rosina, che poi divenne contessa di Mirafiore Fontana Fredda. La bella Rosina si fece realizzare dalla Richard Ginori un servizio di piatti con riprodotto il suo stemma araldico. Si inventò questa R e questa M, Rosa Mirafiore.
Vi facciamo scoprire adesso la camera da letto di Rosa Vercellana con questi arredi originali in bambù e la camera da letto di Re Vittorio Emanuele II. Da questa stanza il re si allontanava la notte attraverso un tunnel. Stiamo passando dalla Villa Reale attraverso il tunnel della Passione, dove il re Vittorio Emanuele andava a trovare nelle colline di Langa le sue amanti. Dal tunnel della Passione al tunnel del lavoro. Qui a fine 800 i cantinieri trasportavano sulle spalle 52 litri di vino. Oggi invece non è più così. Questo bellissimo passaggio è rimasto, ma oggi il vino passa dalle queste tubature. Questo è un altro angolo significativo della storia dell'azienda. Sono vasche in cemento e risalgono al 1887. Le prime che arrivarono in Italia, costruite sul nostro brevetto e realizzate dalla casa svizzera Borsari e Zollikon, servivano per la fermentazione delle uve rosse. Poi nel 1920 dal cemento queste vasche vennero piastrellate, oggi sono rivestite di resine alimentari e vengono utilizzate per creare il taglio dei vini finali. Oggi nella Villa Reale si è trasferito il ristorante Guido di Ugo e Pietro Alciati, una stella Michelin. Questo è l'Infernotto. Il re qui stagionava i salumi e i formaggi e conservava le sue preziose bottiglie di Barolo. Oggi la cucina di Lidia, una sala del ristorante Guido, dove si assiste allo show cooking di Ugo Alciati. Ad offrire ristoro è anche l'Osteria del Vino Libero accanto a una bottega del vino. Un'ospitalità eclettica che spazia dalla foresteria al Bosco dei Pensieri, fino alle maestose cantine ottocentesche, dalla Cantina del Re alla Cattedrale, passando per la celebre Rotonda Mirafiore, dove riposano Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e Moscato. Abbiamo visto il passato e il presente di Fontana Fredda. Ad Andrea Farinetti chiediamo quali sono i progetti futuri dell'azienda. Bene, è forse la parte più difficile del futuro, no? Perché il passato lo leggi, lo scrivi, lo vedi, il futuro invece è da interpretare. Il futuro per noi è una sola cosa, è Mirafiore. Mirafiore è quello che è più importante di Fontana Fredda oggi. Mirafiore è questo marchio, questa nuova azienda che abbiamo creato, che abbiamo riscoperto dopo il 1931, quando è decaduto, che dal 2009 abbiamo riportato alla luce. Questo per noi è il nostro futuro. È un futuro importantissimo, un futuro fatto di vigne magnifiche, di vigne pazzesche, da Lazzarito a Paiagallo, che sono dei crew più importanti di tutti. Angelo Gaia, quando ha visto e conosciuto Oscar, gli ha detto: se mio padre avesse potuto avere quelle vigne lì, sarebbe stato contentissimo, tant'è che poi Lazzarito l'ha preso, no? Andando avanti. E questo è il nostro futuro, Mirafiore è il nostro futuro, quindi tradizione, quindi classicità nei nostri vini, solo botte grande, solo cemento, come stiamo già facendo oggi. Questo è il nostro futuro. Mirafiore è un marchio pazzesco, un marchio intonso, un marchio che non ha pregiudizi, sul quale possiamo puntare tutta la nostra forza, la nostra potenza di fuoco sul futuro. Non per altro a Mirafiore abbiamo intitolato e dedicato tantissime cose, come per esempio questo luogo dove siamo oggi, che è la Fondazione Mirafiore. Fondazione Mirafiore è un luogo di cultura dove abbiamo cercato di ripetere quello che già Emanuele Alberto, che era il figlio di Re Vittorio Emanuele II, che si chiamava Alberto Conte di Mirafiore,
faceva per il suo popolo, cioè il suo popolo era Fontana Fredda e lui al suo popolo gli regalava libri, ovvero alle 6 di sera si metteva con loro e gli leggeva, ha regalato il salario, quindi da principio di mezzadria è stato uno dei primi a conventire in forma di salariato e ha fatto un sacco di cose belle per il suo popolo, ha dato una chiesa, ha dato una scuola. Noi abbiamo deciso cosa possiamo fare noi per il popolo nostro, quindi il circondario, l'Albese, dintorni. Bene, diamogli un luogo dove ritrovarsi ogni weekend, di autunno, in primavera e nelle altre stagioni, per venire a raccogliersi intorno a un momento di cultura dove un personaggio importante del nostro tempo viene e dedica un'ora del suo tempo per fare una lezione di coraggio sul futuro e un'ora di dibattito. Dibattito come quasi si fosse a casa tra di noi, allo stesso tavolo, a cena, che ognuno si fa le domande. Ecco, questo è quello che avviene qua, in quest'aula, dove siamo seduti noi e abbiamo avuto Ammaniti. Pochi giorni fa abbiamo avuto la Dandini, grandissimo personaggio con delle grandissime trasmissioni su Rai 3 qualche tempo fa, e ne avremo tantissimi altri, dalla cultura all'arte, alla comicità, anche al mondo del vino. È venuto lo stesso Angelo Gaia, sono venuti altri a fare la loro lezione. Questo è Mirafiore. Mirafiore non è soltanto vino, è anche cultura e anche questo mezzo qua. Quindi il nostro futuro io me lo vedo tantissimo all'interno di Mirafiore, cioè a comunicare l'artigianalità, a comunicare la naturalità del prodotto nel mondo. Mirafiore fa parte di un gruppo che oggi si chiama Vino Libero. Vino Libero è un'altra parte del nostro futuro, forse quella ancora più importante, perché è come un cappello che tutti noi produttori facendo parte di questo gruppo, sia in distribuzione che non, si sono messi in testa. Ed è una cosa molto importante perché va sulla salvaguardia dell'ambiente, dove abbiamo deciso di non usare concimi chimici, di non usare diserbanti, dove abbiamo deciso di ridurre drasticamente l'utilizzo di solfiti, dove non utilizziamo antimuffa e dove stiamo studiando nel tempo altre cose da liberarci, dove eliminare tutta quella chimica futile che in realtà non serve e che oggi se ne abusa per stare tranquilli. È come quando io e te siamo ammalati e per guarirci prendiamo un antibiotico, va bene, ci può stare, ma se io non sono ammalato e prendo tutti i giorni un antibiotico per stare meglio, io non sto meglio, sto peggio. Questo è quello che è stato fatto secondo me nella viticoltura di 10 anni fa, magari ancora qualcosa fino ad oggi. Questa è una tendenza da cambiare, bisogna andare un po' contro tendenza in questo senso, e questo è quello che vuole fare Vino Libero, che non è un modello solo di agricoltura, solo di enologia, ma anche commerciale, arriva al consumatore finale direttamente raccontandogli quelle semplici cose che il consumatore può essere interessato e può capire. Questo è il borgo di Fontana Fredda. Nel 1900 ci vivevano 500 persone. Oggi questa tradizione, questa socialità dell'azienda continua e ci sono 12 famiglie che vivono e lavorano in azienda. Sì. Il borgo di Fontana Fredda si caratterizza da queste righe orizzontali, coi classici colori dell'ocra abbinato al senape, le righe sabaude che identificavano gli immobili, e questi edifici sono del 1868. Vi farò vedere adesso dove venivano conservati gli alimenti, in questa ghiacciaia del 1881. Si prendevano i blocchi di ghiaccio dal laghetto, si mettevano in questo foro centrale a cui si univa questa neve che scendeva dal foro che troviamo sulla cupola, e nelle nicchie laterali, dove oggi abbiamo le bottiglie, qui venivano posizionate la frutta, la verdura. Invece qui troviamo due piani superiori e due piani inferiori, qui c'erano in passato, e qui veniva stoccata la carne, la selvaggina, le galline, perché il re qui voleva a Fontana Fredda che gli cucinassero sempre la gallina all'aglio. Non potevamo venire via da Fontana Fredda senza chiaramente aver assaggiato delle annate storiche di Barolo, e quindi ci siamo deliziati con il 58, con il 67, con il 71, con il 74, con il 78 e in una teca
abbiamo idealmente brindato anche con un 1945, il Barolo della Liberazione.